vuole il pareggio e lo trova. Basile da tre punti. Sì, c'è. Sì. Basile da tre. C'è! C'è la tripla! C'è la tripla! Due su due, 31. Sarà Italia-Argentina la finale delle Olimpiadi di Atene 2004 e questa è storia. Ma non siamo mica in diretta, oh. C'è il computer del 32, di quando è nato lui. Aspetta, qua devi col cerotto ti devi attaccare tipo delle robe. Sto bene. Charlie, dai, svegliati. Svegliati, porca miseria. Coach, no, buongiorno. Charlie, il grande coach, ce l'abbiamo fatta. Charlie, oh. Charlie ha il telefono così ancora, quello che fa così. L'hanno fatto. Come? Con la che faceva? Un, due, tre. È stato così in forma quando giocava. Cosa c'ha? È stato così in forma quando giocava. Invece quando giocava era una chiavica come atleta. Ma forte, ragazzi, ho in difesa per Carini. Fortissimo, immagino che i tuoi giocatori tu dirai sempre: Charlie, era facile allenare con uno come me che dava l'esempio difensivo. Minchia, miglioramenti da allenatore. Tutto, grazie al fatto di avere te in squadra che non difendevi un cazzo, scusa, niente, perché poi dovevo studiare sempre un sistema per coprirti, per difendere in quattro. Insomma, ti migliorare come allenatore, Charlie. Ti devo ringraziare anche in questo, figurati te. Pozzi, ma tu hai vinto solo con Charlie? Solo con Charlie. La sfida. Io pensavo che anche Charlie avesse vinto solo con me, allora potevo dire. Un'emozione, un aneddoto, un ricordo di quella fantastica cavalcata che poi si è fermata solo perché Pozzi ha giocato male la finale. Prima di tutto hai sbagliato di invitare i protagonisti, perché i protagonisti sono stati altri, quindi però chiaramente effettivamente. No, questa qui è solamente una battuta, perché come vedi il nostro gruppo era abituato a scherzare molto, a essere allegro, e questa è stata una delle chiavi dei nostri successi, perché ci siamo sempre presi molto sul serio, prendendoci in giro. E quindi, ma sai, l'Olimpiade è una manifestazione lunga che arriva da molto lontano, e quindi aneddoti ce ne sono. Sicuramente penso che resterà impressa non solamente in tutti noi, ma in tutti gli appassionati che hanno avuto modo di vedere quella partita, di seguire quella partita, perché non lo dovrei dire io che sono parte in causa, però sicuramente è stata la miglior partita che la nazionale italiana ha giocato in assoluto in tutti i tempi. Quello che mi ricordo
ricordo la notte tra la semifinale e la finale, e mi ricordo Daso che ha dovuto sottoporsi all'antidoping e è arrivato a Siena alle 2 di notte, e quindi con tutti i tempi che venivano ridotti rispetto ai nostri avversari che invece avevano giocato nel pomeriggio e hanno avuto maggior tempo per poter recuperare. Però chiaramente questa qua non è un modo per accampare delle scuse, perché dobbiamo riconoscere poi che i nostri avversari, l'Argentina, era una squadra a noi superiore, che avremmo dovuto ripetere un'altra delle nostre migliori partite per vincere. E poi devo dire anche finalmente far contento il coach, ma non è vero che forse io ho fatto giocare troppo poco. Il fatto che come in tutte le grandi squadre c'erano Basile, c'erano Pozzecco, c'erano i grandi talenti, ma avevi anche giocatori, i cosiddetti team player, che hanno fatto la differenza. Avevi una squadra costruita proprio come una vera squadra. Sì, questo era l'intento. Devo dire che è stata una cosa che è riuscita proprio grazie alla disponibilità di tutti, alla capacità di tutti di interpretare nel modo più appropriato il loro ruolo. Ho citato chiaramente quelli che erano, chiamiamole così, le punte o i principali protagonisti, però nessuno di loro avrebbe potuto fare niente se non ci fossero stati gli altri compagni che hai citato, che a turno nelle varie partite sono stati capaci di essere altrettanto protagonisti. E quindi quella è stata veramente una vittoria di una squadra, nel vero senso della parola. Ti posso raccontare un aneddoto, perché intanto ho la possibilità di ricordare Boris Stankovic, che è stato il mio allenatore, che è mancato recentemente e che nel periodo delle Olimpiadi era segretario generale della FIBA, e lui aveva l'abitudine prima di ogni partita nostra di avvicinarmi e di dirmi: ma oggi tu giochi con chi? Vabbè, ci dice, giochi con Basile, giochi con Pozzecco, giochi con Galanda, ma poi Garri, ma poi Romba chi? E questa era la dimostrazione simpatica di Stankovic, di riconoscere che la nostra squadra non era fatta da 12, ma era fatta bensì da 12 giocatori, da 10 giocatori, ma bensì da 12 giocatori, che ognuno poteva essere protagonista, pur magari non essendo conosciuti come i più famosi. Ricordo, era proprio questo aneddoto che ha raccontato Charlie. Io ero troppo carico e in campo, meno in bagno. Poi, sai, quando qualcuno, sfido chiunque a guardarti mentre cerchi di fare pipì in un bicchiere e c'è l'omino da dietro che ti guarda a vedere se la fai, se non metti la birra o la Coca-Cola, non lo so. No, gruppo fantastico. Charlie ha citato Rombaldoni e Garri. Cioè, non dimentichiamo l'Olimpiade che ha fatto Garri, ora il grande amico di Poz che lo che Poz ne parla sempre, sempre benissimo, però Garri ha fatto una grande Olimpiade come tutti. La cosa più bella che mi ricordo è l'abbraccio mio e di Poz alla fine della semifinale, che praticamente ero a terra, poi si è buttato Poz sopra e a un certo punto avevo altre 10 persone, infatti Poz mi faceva da scudo, a un certo punto non respiravo più non respiravo più. Comunque molto meglio aver fatto la diretta che non vedere certi personaggi in condizioni fisiche in campo, se ci fosse stata la partita. Io mismo fra Marconato, Chiaggi, che mi sarebbe piaciuto vedere il Chiaccione in che condizioni è. Che gioca ancora. Però peccato. Che gioca ancora. Non volevi allenare, lui ti ha spinto a fare il corso. Charlie, ma non potevi fare i fatti tuoi. È un brutto difetto che io ho, purtroppo.
devo riconoscere, quindi non me l'hai detto a me, cioè non l'hai detto a me, non l'hai detto, l'hai detto a Pozzi. Ma io mi prendo queste responsabilità, cosa ti devo dire? Baso, io quando tu hai deciso di smettere, in un modo talmente categorico, dove era chiaro che tu... effettivamente. Lui invece ha fatto quella mezza finta di dire voglio fare il manager, mi iscrivo alla Bocconi, faccio un corso... di lavorare per l'Olimpia Milano. Quindi io mi sono sentito in dovere di salvarlo e di dirgli dai Poz, vai a fare questo corso, ma proprio per salvarlo. E lui mi diceva ma sai, devo rinunciare a 15 giorni a Formentera per andare a fare il corso, sai cosa vuol dire 15 giorni a fare? Quindi alla fine ci è convinto e io mi prendo in pieno questa responsabilità. Poi dopo sarà la vita, sarà il futuro che ti dirà se avrò avuto ragione o avuto torto. Per il momento mi sta dando ragione. Quindi era difficilissimo creare non più il rapporto fra giocatore e giocatore, ma allenatore e giocatore. Lui ha questo rapporto con i giocatori che come se fosse giocatore anche lui, e secondo me a volte deve farlo, perché è il personaggio, perché è lui, perché... Però io credo che la distanza ci deve essere, perché se no ci sono dei giocatori che sono intelligenti e lo capiscono e ci sono altri che se ne approfittano. E quindi, però ho visto anche il Poz incazzato in alcune situazioni, che quindi diciamo che era un po' acerbo. Quando mai sarà maturo? No, nel senso che era i primi passi che faceva, quindi non essendo un grande difensore, un po' di sistema difensivo andava rivisto, lasciava desiderare, quindi dovevamo intervenire noi, io, Sandro, Teo. Però dopo ha fatto un grande salto di qualità, secondo me l'anno della Croazia gli ha fatto, i due anni in Croazia gli hanno fatto bene, perché lì hanno una dedizione per la tattica difensiva, per i video, per molto dettagliate, quindi sicuramente gli avrà fatto bene. Poi è un ragazzo intelligente, quindi capisce dove doveva migliorare, anche se scusa perché c'è un cattivo segnale, non ho capito cosa hai detto, ragazzo. Intelligente. E quindi avrà capito dove doveva migliorare, e i risultati adesso si vedono. Poz, ma no, adesso... no, ma aspetta. Ma posso raccontare l'aneddoto, certo. l'aneddoto di prima che firmassi alla Fortitudo, no? E beh, certo. Quale? Allora, prima di firmare alla Fortitudo, il Poz mi chiama, erano, non so se erano le 8, le 7 e mezza, 8, mi chiama, ma secondo te devo firmare? Ma è giusto? Io ho detto, guarda, a me non piace quando un allenatore entra in corsa perché non ha i suoi giocatori, non sceglie lui gli americani, è un po' difficile. Ho detto, guarda, secondo me non ti conviene entrare in questa situazione qua, perché ti potrebbe, cioè se ti va male sei finito, se ti va bene sei re, ma se ti va male ti bruci. Ok, basta.
dopo praticamente un'ora, due, c'era il comunicato ufficiale. Pozzecco firma la Fortitudo per 2 anni, per 1 anno e mezzo. Ho detto, va bene, mi hai ascoltato. Come sei? Base, sei stato fortunato, perché quando il Pozzo ha firmato per Sassari, allora ti racconto anche questo, quando ha firmato per Sassari mi ha telefonato dall'aeroporto spagnolo e mi ha detto, sono in partenza per Sassari perché vado a firmare il contratto, adesso appena arrivo a Roma ti chiamo. Mi ha chiamato dopo 3 giorni. Carli, l'aereo era in ritardo. Era in ritardo, sì, molto ritardo. Solo la mia carriera, cioè, ma avrebbero detto un manconio, molto per colpa del Baso, perché poi alla fine, Charlie, diciamo la verità, che le cazzate le facevano Baso, Calanda, Marconato, Piaggi, e poi la colpa la prendevo io. Questo è vero. Ma questo è vero, però d'altra parte la responsabilità era tua, era normale. Era quello che difendeva, che prendeva la colpa, cioè. che guidava i pulmini dall'hotel alla che voleva fare entrare nel villaggio olimpico la Red Bull. No, non lo so queste. Cos'è che... Senti qua, mi portavo in giro col furgoncino, mi mettevo a disposizione. Perché non c'erano gli autisti, perché c'era Pietro Petazzini che aveva fame e doveva mangiare. Io ero sempre quello che si metteva a disposizione, ero quello che teneva gli assistenti sul pezzo e quindi li cazziavo, mi incazzavo con loro, ci litigavo. Tutto questo... per il bene della nazionale non mi è mai stato riconosciuto. Cosa vuoi fare? Però vedi che poi alla fine, molto alla fine, ti è stato riconosciuto. È vero. Hai dovuto passare 2 penitenze, hai dovuto fare un bagno di umiltà e poi alla fine sei venuto buono anche per la nazionale. Posso dire una cosa, che le cose che tu hai detto dal punto di vista tecnico e dell'essere allenatore, al Pozzo gli vengono riconosciute. Gli vengono riconosciute perché io parlo con dei colleghi, ormai ex colleghi, comunque colleghi del Pozzo, e tutti riconoscono tutti questi particolari, e perché evidentemente soprattutto chi deve giocare contro la squadra del Pozzo non ha modo migliore che vedere appunto il lavoro che c'è dietro dal punto di vista offensivo, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista delle scelte. Il problema del Pozzo, chiaramente, è un problema di tutti coloro che sono stati o sono, oltre che essere allenatori, oltre che essere giocatori, essere personaggi. Quindi il Pozzo è un personaggio e questa è una cosa che indirettamente, in qualche considerazione, non gioca a tuo favore, perché nelle valutazioni dei superficiali, di chi ne capisce poco, prevale l'attenzione sul personaggio piuttosto che sull'aspetto prettamente tecnico o prettamente dell'allenatore. E quindi questa è una cosa che lui si porterà dietro sempre, ma credo che sia anche una cosa estremamente positiva. Siccome è stata una cosa estremamente positiva non solamente per lui, ma tutta la pallacanestro italiana, perché quello di cui noi abbiamo bisogno di avere dei personaggi che siano capaci di andare anche al di fuori dei confini della pallacanestro. È quello che oggi come oggi un po' manca, perché è vero che abbiamo tanti buoni giocatori, però i veri personaggi non ci sono. I veri personaggi sono quelli che vanno al di fuori dei confini della pallacanestro e che vengono conosciuti anche da chi non è prettamente un appassionato di pallacanestro. Quel Pozzo è stato ed è tutto questo, e quindi è inevitabile che in modo superficiale a volte questo aspetto abbia una valenza superiore nella valutazione dei superficiali rispetto a quella che è la valenza dell'allenatore. Qual è l'ultimo step che deve fare il Pozzo secondo te per diventare un allenatore? Baso, secondo me, ha detto una cosa molto molto interessante il giorno che è uscito, ha allenato Fortitudo e Varese, dove si sentiva coinvolto emotivamente in una maniera pazzesca. Nel momento in cui è uscito dall'Italia, è andato nella Lega Adriatica, è andato al Sede Vita con Mrsic,
ha imparato veramente dal punto di vista anche dentro di se stesso a fare un salto come allenatore? Ma sai, io dico che le esperienze, tutte le esperienze servono per migliorarsi, e quindi non, quello che deve fare, ma non solamente il Pozzo, ma che devono fare tutti gli allenatori, ma tutte le persone, è non soffermarsi mai, perché nel momento in cui ti fermi è il momento che tu regredisci, e quindi devi avere sempre la curiosità e lo stimolo per migliorare, per imparare cose nuove. Una cosa che a me piace veramente del Pozzo, io rivedo molto, voglio dire, la mia carriera nel Pozzo, il motivo per cui sono molto legato al Pozzo, perché le sue difficoltà, le difficoltà che il Baso ha manifestato nel momento in cui lui è diventato allenatore, nell'allenare quelli che erano stati i suoi compagni, li ho vissuti anch'io quando sono diventato allenatore e ho allenato i miei compagni, e quindi questa è una difficoltà che chiaramente hai. E poi dopo, però, nella strada facendo, chiaramente gli anni passano, e quindi ne avrai sempre meno compagni che saranno tuoi giocatori, avrai dei giocatori nuovi. E il grande passo del Pozzo è quello che vedo che sta lavorando molto con il proprio gruppo, con i propri assistenti, e quindi questa è una cosa in cui io ho creduto molto e credo molto, e quindi è importante avere la capacità di circondarsi di persone e di tecnici di altissima qualità. Io credo che gli staff devono essere fatti possibilmente con assistenti e con collaboratori, se è possibile meglio di quello che è il capo allenatore, perché il capo allenatore ha bisogno da ciascuno di loro di imparare sempre qualcosa di nuovo, e quindi nel rinnovare gli staff vuol dire cercare sempre qualcuno che possa portare all'interno del gruppo e soprattutto alla formazione dell'allenatore qualche novità e qualcosa di nuovo, perché poi alla fine dobbiamo essere, voglio dire, molto, molto sinceri, non c'è nessuno che può essere perfetto e nessuno che può pretendere di sapere tutto e di fare tutto bene, e quindi bisogna avere l'umiltà e avere la capacità di imparare dagli altri. Io credo che Poz questa capacità l'abbia, perché al di là di quello che lui vuole apparire, no? Come sfrontato, come estremamente sempre al di fuori delle righe, però ha una sensibilità che è comune a pochi, e questa sensibilità gli permetterà comunque di avere una grande carriera e di migliorarsi sempre passo dopo passo. Ho messo prima fuori la frase che poi volevo condividere, che è stata un po' la tua frase degli ultimi mesi, che tu hai cominciato ad allenare proprio come avresti voluto essere guidato da giocatore, e quel signore che è alla tua sinistra probabilmente incarna un pochettino quello che vuoi anche tu come allenatore. Ma sì, voglio dire, non lo dico perché ci arrivi qui, ma insomma è in assoluto il miglior allenatore che io abbia mai avuto, ma dire allenatore secondo me è un po' riduttivo, è la migliore persona che abbia mai avuto come allenatore e non solo, e quindi è normale che io dia grande peso allo spessore umano che un allenatore, come dire, ha in ogni caso essendo persona. Ma cito anche, e Baso avrà una visione molto simile alla mia, cito una persona che magari con cui non ho condiviso molto meno per scelta sua, ed è Bosciatanovic, è un'altra persona secondo me estremamente sincera e onesta, e che quindi io oggi da persona un po' più matura, no, perché l'abbiamo detto prima che non sono ancora arrivato alla maturazione, anche perché sono molto giovane, e è una persona, come dire, estremamente sincera, estremamente onesta, e che non puoi non stimare ad ammirare come persona, e quindi di conseguenza lo fai anche come allenatore. Io chiaramente da allenatore non posso fare altro che cercare di prendere da questi grandi insomma insegnanti che ho avuto, però è verissima questa frase che io sostanzialmente voglio allenare per come vorrei essere, per come volevo essere allenato, e se dovevo poi, come dire, trovare dare un senso facendo un esempio rispetto a questa frase, è che a me piaceva che l'allenatore
si fidasse di me. È logico e normale che non era molto semplice, perché io non ero così affidabile. Baso, per esempio, era un giocatore totalmente più affidabile di me, e lo dico da compagno di squadra e da allenatore, perché ho giocato sia assieme che l'ho allenato. Charlie lo potrà tranquillamente confermare. Baso era una persona di cui tutti gli allenatori che l'hanno allenato, e ne abbiamo avuti parecchi, perché insieme ci ha allenato Charlie, ci ha allenato Boscia, ci ha allenato Repesa, ci ha allenato Matteo Bonicioli. E io lo cito sempre, ad esempio, non riuscivo a capire perché tutti lo amassero così follemente, pur riconoscendo il fatto che comunque Baso fosse un campione. Lo amavano semplicemente perché era totalmente affidabile in campo, e non solo. E quindi diciamo che uso un po' l'esperienza cestistica per arrivare a, come dire, ho usato la mia esperienza cestistica per arrivare a formarmi come allenatore. Però volevo tornare un po' sul discorso che faceva prima Baso, che io condivido pienamente. La parte più difficile che esiste nel momento in cui vuoi allenare in modo quasi paritetico, cioè non allenatore-giocatore, ma quasi giocatore-giocatore, come diceva il Baso prima, deriva secondo me solo ed esclusivamente da una grande intelligenza che giocatori come Baso, come Matteo Soragna, come Nicevic in quel periodo lì mi avevano dimostrato, e che nelle edizioni meno fortunate non ho trovato, e nelle edizioni come qui a Sassari recentemente invece ho riscoperto. La possibilità di allenare per come voglio allenare io dipende moltissimo non dall'intelligenza del sottoscritto, ma dall'intelligenza del giocatore, di riuscire a capire che è vero che a me piace avere una confidenza paritetica con i miei giocatori, però ecco che rimango colui il quale deve prendere anche delle decisioni tante scomode, e quindi insomma sottolineo quello che diceva il Baso. Poi per dire come sono gli allenatori, tu pensa che io in Spagna, senza fare nomi, avevo un allenatore che non voleva che in pullman si usasse il cellulare, che ci sta, diciamo, cioè, per rispetto, per il silenzio, per la concentrazione, ma poi non mi puoi, dopo un po' squilla il telefono di questo allenatore e lui risponde al telefono come se niente fosse. Se devi avere una linea. E il Poz, per il suo modo di fare, come dice le cose, per come si presenta, per quello che fa, effettivamente può essere scomodo. Però bisogna guardare sempre oltre, bisogna capire il personaggio, e quindi ho detto, anche da giocatore era molto scomodo, però come dice Poz, bisogna che i giocatori siano intelligenti per capire e per trarre i pregi e non i difetti delle persone, perché se andiamo a trovare i difetti di quello che ci può dare un allenatore o un giocatore, non ne veniamo fuori. No. Invece devi cercare di trarre i pregi e cercare di nascondere i difetti. E non, per, esatto. Io ho sempre visto cioè, come per dire, Myers nella Fortitudo. Tutti gli davano contro perché era Colton Myers che si comportava in un certo modo, aveva le sue cose, aveva l'autista, aveva di qua, aveva di là, ma quello che è Myers, che era Myers al di fuori, non te ne doveva fregare niente, o quello che aveva Myers, o lo stipendio che aveva, o le fighe che aveva, non te devo fregare niente, cioè dovevi capire la persona e trarre vantaggi da quella persona, non trovare sempre difetti, difetti e difetti. Quindi, ma è esattamente quello che faceva Charlie a Varese. Charlie a Varese, eravamo a Mandisco internati, cioè
faceva in modo che i difetti, come dire, non fossero presi in considerazione dagli altri compagni di squadra, cioè che la sopportazione derivasse dai giocatori stessi, cioè lui non spingeva magari Andrea a sopportare me e io a sopportare Andrea quando entrambi magari avevamo dei comportamenti o degli atteggiamenti sbagliati. È vero o no, Charlie? No, ma il problema, guarda, facendo riferimento proprio a quell'anno a Varese, quando noi arrivavamo alla fine, la domanda di tutti era: ma come hai fatto a gestire questo o a gestire quell'altro? E la risposta di allora, ma la risposta anche di oggi, era il fatto di aver aiutato ogni componente di quella squadra ad accettare l'altro per quello che era e per quello che poteva dare alla squadra, senza fargli le pulci, senza andare a guardare le manchevolezze, ma proprio cercare di mettersi in condizione di poterlo aiutare nelle cose che potevano essere meno utili alla squadra. E quindi il Pozzo non difende, va bene, difendiamo anche per lui. Un altro non passa la palla, cerchiamo di mettere in condizione il Pozzo di fare qualche assist in più e in modo che si noti meno la poca abilità di un compagno nel passare la palla. Credo che questo sia un pochino un discorso che poi dopo ha parlato di Fortitudo. Quando io andai in Fortitudo l'anno dopo di Varese, mi confrontai subito con Carlton, perché sapevo le abitudini e sapevo che erano abitudini che Baso, penso che insomma non lo devo ripetere, insomma un ragazzo intelligente, quindi queste cose le capiva, però non tutti lo capivano e non tutti erano pronti ad accettare che Myers si comportasse in un certo modo e si atteggiasse in un certo modo, e l'impegno mio è stato quello di cercare di far capire anche lì che Myers aveva sicuramente, come tutti loro, dei difetti diversi e che dovevano essere accettati. E poi dopo devo dire anche che Myers e Carlton mi diede una grossa mano, perché ad esempio mi diede una grossa mano nella gestione di Marco Jaric, perché parlò tantissimo quell'anno con Marco Jaric prima e dopo gli allenamenti, prima e dopo le partite, fece veramente il capitano. E l'unica cosa che suggerì a Carlton fu quella che nei suoi tanti impegni che aveva come testimonial a quel tempo faceva il testimonial degli suocer. E allora io gli dicevo: guarda, fai una bella cosa, quando tu vai a inaugurare un negozio, fatti dare qualche regalino per i tuoi compagni, tu torni e i tuoi compagni vedi che sono ancora più contenti, e quindi il fatto che tu magari sei arrivato 10 minuti in ritardo all'allenamento perché stavi inaugurando un negozio può essere di minor peso alla squadra, aiuterebbe tutti. Ecco, cercare di accettarsi. Visto che abbiamo parlato di accettarsi, vi racconto questo aneddoto perché riguarda il Poz, allenatore di Varese, ed è una cosa che mi ha colpito. Dunque, io lascio Varese nella mia seconda apparizione, non nella prima dei Roosters, ma quella dal 2010 al 2012. Vengono rifatti gli spogliatoi e io voglio che in alto, sul soffitto degli spogliatoi, in italiano e in inglese, vengano stampate delle frasi che riguardano un po' le cose che abbiamo detto, no? Il fatto di essere capaci di accettare gli errori del compagno, riconoscere i propri errori, mettersi in condizione di aiutare il compagno, perché poi sarà il compagno che aiuterà te, e il modo migliore per essere vincente chiaramente è quello di fare in modo che non solamente la squadra ma anche i tuoi compagni alla fine di un campionato siano migliorati. Poi magari non hai vinto tante partite, magari non hai vinto il campionato, però è un modo sicuramente per essere allo stesso modo dei vincenti. Bene, io stampo questa cosa qua, il Poz diventa allenatore di Varese, credo un paio d'anni dopo, fa una delle sue prime riunioni e appare una fotografia, io l'ho visto in fotografia, appare una fotografia dello spogliatoio dove sopra la testa del Poz c'era questa mia frase, cioè molto seria, no? Quindi molto, e sotto una lavagna dove lui aveva appuntato i punti per i giocatori, del tipo
non uscire la sera prima della partita, se devi trasgredire, trasgredisci il giovedì o il mercoledì, sappi che quando fai una cazzata io l'ho fatta prima di te, ecco, e lì mi ha smontato completamente, perché io avevo lasciato questa frase che voleva essere una frase, voglio dire, seria, che desse delle motivazioni a quella del genere, e lui si è presentato invece con questo decalogo che non aveva niente a che fare con la frase che si è scritta sopra la sua testa. Deve ripartire il basket di adesso per cercare di fare nuove regole o comunque di migliorare il proprio prodotto, che in questo momento ha passato tante difficoltà, soprattutto a livello gestionale. Ma guarda, innanzitutto non deve pensare all'immediato, e quindi deve cominciare a pensare a che cosa sarà nel momento in cui si potrà riprendere, e non si sa quando si potrà riprendere, se si potrà riprendere a palazzetti aperti oppure a palazzetti chiusi, è tutto ancora molto vago. Io sono stato uno dei primi che era dell'idea di finire il più presto possibile la stagione, di interrompere la stagione per un motivo semplicissimo, del motivo per cui penso che da questo fatto si possa trarre qualche insegnamento. Prima finisci, prima hai la possibilità di prendere coscienza dello stato attuale delle cose, e soprattutto hai del tempo per poter programmare da qui all'inizio della stagione, ma non solamente da qui all'inizio della stagione, ma da qui all'inizio dei prossimi 3 anni, perché io credo che il basket si debba dare una programmazione, una progettazione non sull'anno prossimo, ma sui prossimi 3 anni, partendo appunto da una situazione che sicuramente vedrà le nostre società, e non parlo solamente delle società di Serie A, ma a scendere le società di Lega Nazionale e le società poi che fanno i campionati regionali, in grandissima difficoltà. E quindi è bene sapere per tempo, non aspettare di sapere chi potrà e chi non potrà iscriversi al campionato, se potrà fare un campionato piuttosto che un altro. Non possiamo aspettare sicuramente luglio, giugno, luglio per sapere tutte queste cose, le dobbiamo sapere adesso. E quindi quello che è necessario fare in questo momento è fare una mappatura generale di tutto quello che è la panoramica delle società italiane, e vedere che cosa innanzitutto noi, e dico noi, che però chiaramente voglio dire né Carlo Recalcati né Baso né tu né Pozzo direttamente possiamo fare qualcosa, ma noi come movimento, come sport, possiamo fare e possiamo chiedere al governo perché possa aiutare lo sport e in questo caso la pallacanestro, perché sarà importante per chi dovrà ricominciare sapere quali aiuti potrà avere, quali scarichi dal punto di vista fiscale potrà avere, quale sarà l'intervento sulle iscrizioni, sulle tasse gare. E da questo punto di vista la federazione ha già fatto qualcosa e ha già fatto un accenno, no? Di ciò che potrà essere, però la cosa importante sarà appunto sapere le risorse che ci saranno a disposizione, le risorse che le società avranno a disposizione, e dovremo chiedere alle società di rispettare queste risorse. Ho letto questa mattina un intervento del Pozzo dove dice comunque ci sarà parità competitiva, perché se noi avremo il 30% in meno di risorse, anche i nostri avversari avranno il 30% in meno di risorse, e questo è vero. La cosa importante sarà quella di tutelare le società e salvaguardarle nel essere attenti a far sì che questo 30% e quindi una disponibilità ridotta poi non faccia fare alle singole società il passo più lungo della gamba, perché quello allora veramente vorrebbe dire aggiungere già una situazione critica, una situazione ancora più critica dal punto di vista economico e finanziario, che sarà una cosa che toccherà le società a tutti i livelli. Quindi la prima cosa che farei veramente farei una mappatura generale del sistema prima di parlare di campionati, di riforme, di settori giovanili. Io andrei a vedere veramente quali possono essere le risorse a nostra disposizione nel momento si ricomincia, come poterle distribuire, e soprattutto sapere dare dei segnali ben precisi alla società di quello che potranno essere gli aiuti che potrà fare la federazione direttamente o comunque il governo in modo indiretto. Sicuramente sarà una mazzata grande,
ridimensionare tutto, che poi non so neanche se gli stranieri a settembre, ad agosto, settembre potranno venire qua, cioè, se gli stranieri saranno disponibili a venire in una nazione che dalla TV, come dire, è uno dei paesi che è stata più colpita, quindi è imprevedibile, è un'incognita. Una cosa che posso, come un'esperienza che ho vissuto, che posso raccontare, la Dinamo Sassari è stata una delle poche squadre a giocare a porte chiuse, perché no, avendo giocato il sabato, il campionato poi è stato chiuso la domenica mattina, noi abbiamo giocato a Roma a porte chiuse ed è irreale, surreale, una situazione che secondo me bisogna rendersi conto che non è percorribile, anche perché noi non abbiamo degli introiti televisivi così alti da come dire, da avere comunque un vantaggio solo mandando le partite in televisione, ma noi abbiamo un vantaggio nel momento in cui riusciamo a riempire i palazzetti, avendo un guadagno sul discorso del ticketing. Quindi non lo so, bisognerà fare delle valutazioni passo dopo passo. L'unica valutazione che farei io oggi in modo molto sereno è che dovremmo prendere delle decisioni forti, cosa che io avrei fatto in ogni caso, ma che chiaramente il coronavirus ci obbliga ancora di più a fare, a prendere in una direzione univoca e soprattutto con il consenso da parte di tutte le società. Però ripeto, una cosa di cui io mi fido poco è che in Italia ci sia, come dire, si riesca a trovare, o si riesca a decidere quale via sia giusto prendere per poi prenderla tutti insieme. Non c'è un ente, e mi sto in questo caso riferendo alla Lega Basket, mi auguro, ecco, che la Lega Basket abbia la forza di costringere un po' tutti ad andare in una direzione unica. Non so se Charlie conosce Umberto Gandini, a me onestamente mi ha fatto un'ottima impressione in questo primo periodo, però ecco, mi piacerebbe che Gandini avesse dei poteri decisionali reali. È sposato, se non sbaglio, dal 69, sono 51 anni, e Pozzecco non si è ancora sposato e rischia di far scadere le carte. voglio riportare una frase testuale di papà Franco, va bene, detta a Mestre durante i playoff dello scorso anno, dove si parlava appunto del Poz che aveva così vaneggiato sulla possibilità di sposarsi nel caso in cui avesse vinto il campionato, e io feci proprio questa domanda a papà Franco e a mamma Lalla e gli dissi: ma voi siete proprio sicuri che se vince il campionato il Poz si sposa? E Franco mi disse: ma guarda, io prima lo voglio vedere, poi ti dico cosa vogliamo pretendere, aspettiamo, vediamo, che ti devo dire, io ti devo dire, io mi sarei sposato un anno prima, io mi sarei sposato nel 1968, poi dopo la mia società non mi permise di sposarmi perché volevo sposarmi a ottobre, e allora era impensabile sposarsi durante il campionato, e mi hanno costretto a rimandare fino a giugno. Ed è stata una scelta immediata. Poi dopo, sai, le situazioni vanno vissute, per cui non mi permetto assolutamente di andare a sindacare il rapporto tra il Pozzo e la sua compagna. Sono, direi, abbastanza maturi, soprattutto lei, matura dal punto di vista mentale, non matura come età. Matura come età è il Pozzo, almeno un po' dal punto di vista mentale, per cui insomma, farà loro, ecco, decidere quando sarà il momento, faremo tutti festa, e magari da lontano, però insomma gli saremo vicini. No, ormai sono, come dire, nel senso non sai come venirne fuori, no. Dai. No,
non è assolutamente vero, tra l'altro sta, secondo me sta ascoltando di là, quindi, ma indipendentemente da questo, ma no, ma ormai sono cambiato, cioè io, Vaso e Charlie siamo, come dire, abbiamo vissuto insieme in un periodo diverso della mia vita, adesso sono... Guardate, stamattina mi sono svegliato alle 5, una volta andavo a dormire alle 5. Ma per andare in bagno ti sei alzato alle 5? No, ma eravamo forti, Vaso, ma non forti tecnicamente o... Sì, eravamo... sapevamo quello che dovevamo fare. Ma eravamo forti, cioè alla fine, guarda, adesso non lo dico con presunzione, perché dico adesso io alleno Vaso, la pallacanestro la conosci esattamente, la conosci quando non alleni o quando alleni, non penso che cambi molto, Charlie, penso che possa confermarlo, poi allenare significa prendersi cura di tante altre cose. Però eravamo, cioè sapevamo dove volevamo arrivare, come dovevamo. Poi avevamo, nel senso, ci avevate uno psicopatico come me, quindi, ma sapevate che avevate uno psicopatico come me, e quindi, come dire, c'era tutto un percorso, gente che... Guarda, visto che ha parlato di... vogliamo chiudere con le Olimpiadi, voglio spendere una lancia a favore del Pozzo difensore. Io l'ho visto, difendere una volta sola. D'accordo con te. Nella sua vita, in semifinale contro la Lituania. Allora, la situazione è questa. Loro in campo hanno Jasikevičius e Mačiauskas e Siskauskas. Io voglio tenere in campo il Poz e gli devo dare qualcuno da marcare. Non posso dargli Jasikevičius che gestiva tutti i palloni. Non posso dargli Mačiauskas che corre su tutti i blocchi e nel primo tempo ci aveva realizzato 24 punti. Allora dico, lo metto sul giocatore che gioca meno palloni, Siskauskas, che aveva 20 centimetri, se non 20 centimetri, 15-16 centimetri più del Pozzo. Cosa succede? Succede che nel momento in cui Pozzo va su Siskauskas, la Lituania decide di giocare tutti i palloni su Siskauskas e lì il Pozzo diventa un difensore. Non ha mai difeso in vita sua come in quell'occasione. Lo anticipava, gli stava davanti, gli ha rubato un pallone, ha anticipato un pallone. Insomma, io sinceramente dalla panchina non credevo ai miei occhi. Però è la domanda nasce spontanea: perché ha giocato solo 12 minuti con tutto ciò? Trovato in quel momento con una responsabilità più grossa di lui, che non era sufficiente quello che faceva in attacco, ma si è reso conto che a quel punto lì, se voleva vincere la partita, doveva anche difendere. Un giorno un allenatore, non faccio nomi perché mi ha tristezza, e mi dice: Gianmarco, da oggi tu devi essere l'esempio difensivo. Mi giro, lo guardo e dico: da oggi non sono più nella metà campo difensiva, rimango solo in attacco. Noi del Banco di Sardegna siamo con te, tutti a casa, insieme. Ricordati di fissare un appuntamento per andare in filiale. Per le operazioni bancarie usa il tuo smartphone e internet banking. Usa il Bancomat ATM per fare molte operazioni che potresti fare in filiale. Resta a casa, siamo con te.